Buongiorno a tutti, io sono Antonietta Doria. In questo piccolo video tutorial volevo presentarvi un laboratorio. Un laboratorio anche questa volta con la robotica educativa, così come abbiamo visto per le tabelline. Questa volta invece cambiamo ambito, andiamo nell'ambito linguistico, parliamo di una narrazione, di una storia, di una fiaba, qualsiasi cosa si voglia mettere in scena. È di come sia possibile far diventare una piccola storia, un piccolo racconto, un progetto molto variegato, in cui sono presenti il tinkering, la robotica educativa, l'uso di strumenti digitali, il racconto, l'esposizione e tanto altro. Adesso lo guardiamo insieme in questo piccolo video da pochi minuti, che è collegato all'articolo, che ho scritto proprio su questo argomento. Quello che voglio mostrarvi è un lavoro che è già stato fatto, presentato anche in un'occasione molto importante, e si chiama La fiaba del drago furioso, completamente inventata da bambini di terza elementare, due classi, in realtà che hanno collaborato insieme, e questo è solo un esempio, ovviamente. Può essere quindi, può quindi, di, quindi diventare qualcosa di assolutamente personale, che sia adatto al contesto scuola in cui si lavora, ma non solo, anche enti, associazioni, gruppi, volontariato, qualsiasi cosa, è adatto ai bambini che faranno questo progetto. In questo laboratorio è stato presentato un percorso di robotica educativa, coding, tinkering e utilizzo di software applicazioni nello stesso progetto, nello stesso percorso. Andiamo per gradi. Si è partiti dalla scenografia, la scenografia nella quale sono stati utilizzati materiali di riuso, quindi materiali da riciclo. Oltre alla carta, la penna, i cartoncini, tutto quello che abbiamo a scuola, sono state utilizzate bottigliette di plastica. Infatti, qui sotto ad alcuni di questi personaggi ci sono delle bottigliette di plastica. Non solo, addirittura anche il sacchetto, dove si mettono i cioccolatini a Natale, ecco, per farvi capire quanto è stato utilizzato di quello che quotidianamente utilizziamo. Anche qui, in questo caso, questo cagnolino ha la faccia, ha il viso fatto con la parte interna dell'ovetto di cioccolata, quindi la parte in plastica dove c'è la sorpresa. E in questo caso invece è stato utilizzato un barattolino dello yogurt, quindi davvero sostenibilità e riciclo al 100%. Qui i ragazzi hanno utilizzato dei tappi di plastica, carte cartoncino vari, della lana anche e addirittura i regoli. Dietro a questi personaggi ci sono i regoli che fanno da supporto per mantenere insieme, per mantenere in piedi i personaggi, quindi di tutto e di più. L'ambientazione era un castello, la fiaba del drago furioso, quindi l'ambientazione era un castello, eccolo qui, fatto di cartoncino, scoperto ovviamente perché i personaggi dovevano vivere all'interno di questo castello e quindi è stato fatto tutto di cartone. Poi i vari personaggi sono stati costruiti in base alla scelta e alla volontà di ogni ragazzo, di ogni bambino. E è stata ovviamente inventata un racconto all'occorrenza che parlava proprio di questa fiaba del drago furioso e poi sono stati utilizzati i Lego portati da casa. I Lego per costruire tutto quello che c'era intorno, quindi gli attrezzi meccanici, qualsiasi cosa. Nella scenografia sono stati inseriti anche i regoli che servivano a mo' di mattoncini per finire la costruzione. Questa, che era uno dei personaggi principali della storia del giullare, costruito interamente da una bimba, che oltre alla costruzione con materiali di riciclo, ha anche aggiunto il tinkering che spieghiamo tra pochissimo. Ecco, in questo caso, qui sotto c'è una bottiglietta, questo è il sacchetto di cui parlavo prima delle caramelle, è stata utilizzata una pallina di polistirolo e questa non è altro che una chiavetta USB.
Questi sono dei fili elettrici e queste le perline che si usano per fare le collanine. In questo caso, vedete, qui ci sono delle pile, è stato collegato il tutto affinché il nasino del giullare si illuminasse. Quindi qualche filo elettrico, due pile e questi personaggi prendono vita. Questo è il tinkering. Per poter attivare un percorso anche interdisciplinare, con scienze, con insegnanti di scienze, si è riusciti a fare, sempre nella scenografia, nell'ambientazione della fiaba, gli alberelli con la semina. Quindi la semina di un semplice semi da prato nelle bottiglie con la terra e poi tutta la crescita di questi alberelli che alla fine sono stati utilizzati nella scenografia. Ecco alcuni dei robottini usati, tanti Lego per completare il lavoro. Il Little Bits, il Lego WeDo, che adesso è stato sostituito da altri prodotti più aggiornati, ma che possono comunque essere utilizzati per lo stesso fine. E poi fili di rame, pile, LED, anche quelli delle luci dell'albero di Natale vanno bene, le lampadine, e in modo tale da costruire dei circuiti elettrici per illuminare gli oggetti. Ecco, in questo caso parliamo di tinkering. Quello che dicevo prima, ecco, qui siamo riusciti ad illuminare il nasino del giullare, mentre in questo caso questo è il drago che diventa furioso perché grazie a pochi fili che si possono tranquillamente riciclare da casa, una semplice pila e due LED inseriti negli occhi del drago, le lampadine delle luci di Natale, si riusciva ad illuminare gli occhi del drago che in questo caso diventava furioso. La scimmia della storia è stata utilizzata, per fare la scimmia della storia è stato utilizzato il Lego WeDo, che ripeto, può essere sostituito tranquillamente da il Lego WeDo 2.0, da Spiro, da quello che si vuole nei robottini che ci sono in commercio in questo momento. Questo era quello in commercio in quel momento storico e grazie al computer che veniva programmato dai bambini, la scimmia riusciva a muovere le zampe. Per poter utilizzare più robot nella stessa attività, anche perché dobbiamo pensare che sono lavori con un certo numero di bambini, quindi bisogna dare a tutti la possibilità di fare, di costruire, di lavorare, si è costruita la Bebot, si è costruita la scimmia, chiedo scusa, anche con la Bebot. Questa è la Bebot rivestita con un calzino e con un po' di ago e di filo siamo riusciti a fare la scimmia. Ecco, oltre alla robotica e quindi al coding e al coding unplugged, tra poco vi mostrerò delle scene a proposito, delle diapositive, il tutto è stato poi riportato. Per quanto riguarda il coding su Scratch, che è conosciutissimo per poter fare coding tecnologico, e quindi la storia è stata riportata su Scratch cercando di far muovere la scimmia, che era uno dei personaggi principali della fiaba. E della fiaba inventata dai ragazzi. E il coding unplugged per far muovere la Bebot fatta a forma di scimmia su un percorso, quindi su una griglia per il coding unplugged. Per la documentazione è stato utilizzato Chromebook, tablet, quello che si vuole, notebook, in maniera tale da documentare anche tutto il percorso. Altro robot educativo estremamente interessante, il Little Bits. E il Little Bits non è altro che una serie di magneti che vengono collegati in un certo modo, creando un certo circuito, e alla fine del circuito si ha la possibilità di fare illuminare una lampadina o estrapolare un suono, pochi e semplici passaggi che per i bambini sono bellissimi. In questo caso è stato costruito un mulino con la scatola delle scarpe e questa ventola si muove grazie a Little Bits che dall'interno viene collegato e fa muovere il mulino a vento. Questa è la parte dedicata al coding, quindi la struttura del percorso, la scelta dei personaggi in Scratch e tutto quanto per poter ampliare il progetto ed inserire anche il coding all'interno. I passi della scimmia nel racconto sono stati utili, sono stati fatti con Scratch e non solo, qui c'è anche la parte grafica.
Per il coding unplugged invece la costruzione dello scenario, eccolo qui, è la stessa cosa, con la griglia e il reticolato che ricopre la scenografia e la pina, sempre a forma di scimmia, qui c'è il calzino, che fa il percorso raccontato ovviamente dagli altri bambini. Elaborazione della fiaba in formato cartaceo, in formato digitale utilizzando Google Documenti, ma si può utilizzare qualsiasi editor di testo, con Powtoon per renderla un po' più attiva, un po' più interessante. Quindi la possibilità che hanno i ragazzi di cominciare anche da piccoli, questa era una terza primaria, anche da piccoli a fare un lavoro con diversi device, diversi strumenti tecnologici, ma a scopo didattico. Tutto condiviso con Drive, che può essere Google Drive, ma anche un altro software, un altro programma, quello che si vuole, è la condivisione sia con gli alunni che con gli insegnanti di tutto il lavoro svolto. Quindi la fase della documentazione che di solito facciamo noi insegnanti e che invece sarebbe bello che imparassero anche i ragazzi. Il lavoro finale, eccolo qui, in questo caso questo progetto è stato portato in un evento importante della regione e i bambini hanno spiegato agli uditori tutto il percorso, sia la fase dedicata al digitale, sia la fase manuale, sia la fase del racconto, quindi anche l'esposizione e tutto quello che è legato a questo progetto. Ovviamente questo è solo uno dei tanti progetti che è possibile fare con la robotica educativa, aggiungendo anche altro oltre alla robotica. Nell'articolo spiego nel dettaglio anche i punti di forza, anche gli obiettivi che si possono raggiungere con questo progetto, che ovviamente è soltanto un esempio. Trovate l'articolo su Orizzonte Scuola. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al prossimo articolo. Arrivederci.